Siamo con il tenente Carmine Novelle del comando della Polizia Municipale di Salerno, in questo momento in via Martin Luther King per la rimozione di materiali da risulti, ma da stamattina è un'azione in tutto il territorio. Sì, dalla prima mattinata praticamente con il settore impianti e manutenzione del comune, con i loro operai, praticamente si sta effettuando su tutto il territorio cittadino una bonifica ed in particolare durante questa mattinata nella zona orientale di tutti i materiali da risulta abbandonati lungo le strade. Per il futuro ci saranno altre azioni particolari? Sicuramente continueremo con questo tipo di azione con il settore impianti e manutenzioni nella parte occidentale della città, nonché come sempre il nucleo operativo prevenzione reati e decoro urbano organizzerà un intervento congiunto con la Salerno Pulita e con il consorzio Bacino che si provvederà per la rimozione, ognuno per le proprie competenze, dei vari rifiuti sparsi su tutto il territorio e dei beni ingombranti. Un abbandono sconsiderato di rifiuti, da quello che si vede dalle immagini, cosa rischiano i cittadini? È chiaro poi che delle indagini susseguenti che verranno effettuate vi saranno dei verbali salatissimi che sono di 500 euro cada uno per coloro i quali saranno scoperti a seguito delle indagini effettuate o degli elementi che verranno rinvenuti all'interno dei rifiuti.